quello che farò oggi è ovviamente un brevissimo volo a bassa quota su Joomla, sul CMS, quindi sul software che ci permette di implementare e gestire un sito web in una maniera, direi semplice è un parolone, diciamo semplificata. Come Joomla, poi vedremo con gli amici di WordPress anche un altro strumento del tutto simile sotto certi aspetti, con diverse potenzialità, ma in sostanza sono tutti dei CMS, quindi Content Management System, gestori di contenuti per la pubblicazione dei nostri siti internet. Su Joomla poi si avvicinano, anzi si integrano tutta una serie di altri software che alcuni verranno presentati, se non sbaglio, da Fausto Nenci nel pomeriggio, che ci permettono di non solo pubblicare dei immagini, testi, ma aggiungere anche tantissime altre funzionalità. Quindi si apre un mondo nella comunicazione sul web veramente molto vasto. Parlare di Joomla in mezz'ora in maniera esaustiva è praticamente impossibile, quindi, come dicevo prima, farò un volo a bassa quota, molto veloce, toccando alcuni argomenti, non tutti, perché poi altri argomenti verranno esauditi da i colleghi che seguiranno. Continente africano è qua davanti, giusto? Cosa vuol dire Joomla in Swahili? Allora, noi abbiamo questa informazione. Joomla, ovviamente scritto così, è un'interpretazione anglofona, quindi per la lingua inglese, di una parola che in Swahili significa tutti insieme. Se non mi ricordo male, una piccola indagine che ho fatto, Joomla inteso come avverbio, perché poi in realtà Joomla, a seconda di come lo si usa, vuol dire tante cose, è una parola che ha tanti significati diversi. Ad ogni modo, a noi piace guardare questo, tutti insieme. Ci piace pensare agli aspetti di condivisione, agli aspetti di poter gestire un mondo appunto di condivisione, di relazioni. Il logo stesso di Joomla è abbastanza significativo, di fatto potremmo dire che sono etnie diverse che si intrecciano. Che cos'è Joomla? Andiamo al crudo. Ho accennato prima, è un CMS, quindi un gestore di contenuti. È in grado, come ho già espresso, di integrare in un pannello di controllo diverse visualizzazioni che poi chiameremo in maniera più dettagliata e tecnica contenuti, quindi articoli, immagini, filmati, eccetera, piuttosto che componenti, estensioni, cioè estensioni che si suddividono in componenti, moduli e plugin. Parte tecnica che sostanzialmente vuol dire posso inserire dei software specializzati per determinati compiti, possono essere pubblicazioni di una directory, possono essere la gestione di utenti, possono essere la pubblicazione di un catalogo, possono essere semplicemente delle piccole visualizzazioni nei modulini classici che quando vedete un sito internet c'è a un certo punto un blocchetto che si occupa di un qualcosa di specifico e quelli sono i moduli. Quindi è un insieme sostanzialmente di componentistiche e software organizzate per presentare i contenuti del nostro sito web. Diciamo che grosso modo è strutturato così, l'ho semplificato. La parte, diciamo, della conformazione software si basa su un framework, ha un cuore, quindi una parte di codice che gestisce il funzionamento e l'interfacciamento con tutto quello che è il reale poi contenuto che viene pubblicato.
viene gestito da componenti moduli e plugin, come ho appena detto, e poi presentato sul template. Tutto questo non può funzionare, ovviamente, o quantomeno potrebbe funzionare in maniera statica, ma volendo la dinamicità, non può funzionare senza uno strumento che gestisce i nostri dati, che devono poter essere dinamici. Per gestire la dinamicità ho bisogno quindi di uno strumento, di un contenitore che sia in grado di essere abbastanza elastico e appunto dinamico. E quindi il database. Piccole cose tecniche, ma mi fermo qui, non vado avanti. Dicevo, Joomla è facile, abbiamo insegnato ad usarlo a lui, un pensionato. Abbiamo insegnato ad usarlo anche a lei, la casalinga. Cosa ha bisogno il nostro caro Joomla per poter funzionare? Tipicamente di un server Linux, per sua natura nasce in questo tipo di ambiente, in cui devono funzionare, devono essere attivi, nello specifico, Apache MySQL e PHP. Apache quindi è l'oggetto che pubblica effettivamente un contenuto web, MySQL, abbiamo detto prima, è quello che mi permette di gestire proprio i contenuti alla spicciola, e PHP è quello che sostanzialmente interpreta il codice e quindi mi dà i risultati. Ve li ho scritti. Queste sono le caratteristiche tecniche minime per poter caricare un sistema Joomla attuale, 3.4.8, giusto? Ci confrontiamo con un provider, normalmente, poi se c'è qualcuno di voi che si costruisce il server in casa non lo so, però in buona sostanza per pubblicare il sito noi ci rivolgiamo a un provider, il provider ci dà a disposizione il server SerifC che ho detto prima. A questo provider dobbiamo chiedere queste due cose: un accesso FTP, significa File Transfer Protocol, significa la possibilità che io attraverso uno strumento, quindi il client FTP, carico i miei file di installazione sul server. Il famoso database del MySQL che deve essere creato, quindi un contenitore a cui devo dare un nome, devo avere un accesso, devo avere la password e con questi dati poter interagire con esso. Poi vado a scaricare Joomla dal sito di joomla.it o joomla.org, joomla.it per avere direttamente il software con la traduzione italiana, joomla.org se vogliamo andare direttamente alla fonte. Carico il file su quella cartella attraverso l'FTP, come abbiamo detto prima, e lancio l'installazione. Lancio l'installazione e mi ritrovo direttamente questa schermata. Lanciare l'installazione significa semplicemente la cartella in cui io ho posizionato quei file, la vado a rintracciare attraverso il mio browser web. Joomla mi presenta direttamente questa schermata. Installazione semplice, praticamente. Un campo in cui già definisco qualcosa che è relativo al nostro sito, il nome del sito. Posso opzionalmente mettere una descrizione e inserire poi tre parametri fondamentali: email dell'amministratore, username e password. Mi soffermo 3 secondi qui, non mettete mai cose banali, perché qui è il primo scivolone che prendiamo, perché la sicurezza di quello che facciamo in informatica dipende soprattutto da un nostro atteggiamento, è la prima cosa. Quindi qui inseriamo non admin, non le cose più banali che ci possano venire in mente, e nella password cerchiamo di costruire una password complessa. Passaggio successivo, abbiamo detto, abbiamo chiesto al nostro provider di darci un database, di darci le credenziali del database, scriviamo queste credenziali all'interno di questa maschera, molto semplice: nome host, nome utente, password e nome del database. Andando avanti, Joomla ci chiede sostanzialmente se vogliamo creare un sito su cui dobbiamo giocare, quindi ci dà dei dati di esempio per poterci divertire, tra virgolette, oppure dobbiamo creare un sito nuovo.
se vogliamo creare un sito nuovo, non andiamo a installare dei dati di esempio, ma selezioniamo nessuno per poter avere pagina bianca e poter andare avanti a inserire i nostri dati. Nella stessa pagina, perché praticamente questa pagina scorrendo verso il basso, troviamo queste informazioni. Queste informazioni sostanzialmente ci dicono se l'ambiente su cui sto per andare a installare Joomla è corretto oppure no. Colonna di sinistra, quello che deve essere tutto green box, quindi tutto verde. Colonna di destra, delle opzioni, possono anche non corrispondere, di solito non succede nulla di grave, a parte qualche tempo fa con un sistemista di Toppost che mi aveva messo il display error a on, ci ho litigato praticamente perché lui diceva no, per un buon programmatore deve risolvere tutte le magagne del sito, quindi deve essere on, devono vedersi tutti i codici errati, vai a vederti i codici, vai a correggere il problema, vabbè, insomma. In ogni caso Joomla consiglia di metterlo off. Quindi, parte l'installazione, completata l'installazione, sostanzialmente andiamo a fare un clic in una zona dove qua mi dice puoi andare a vedere direttamente il tuo sito e vedremo un sito fantastico. Sì, va bene. Va bene, ok Presidente. C'è un piccolo dettaglio qua, dice elimina la cartella installation. In ogni caso è un'operazione obbligata, nel senso che non mi fa andare avanti se non cancello quei dati. In buona sostanza che questo è un passaggio di sicurezza, perché lasciare quelle informazioni, che sarebbero i file necessari per gestire questi passaggi di installazione sul sito, potrebbe essere pericoloso, è un punto di vulnerabilità ed è fondamentale andare a rimuoverli. Joomla ci facilita, ci mette un bel messaggio highlighted e ci dà un bottone in cui fa direttamente lui l'operazione. Dopodiché clicchiamo sotto su sito e andiamo a vedere un fantastico sito appena creato. Fantastico. Il nostro pensionato avrebbe più o meno questa espressione. La nostra casalinga, un pochino più cattiva, avrebbe questa espressione. In ogni caso, vuol dire che ci dobbiamo lavorare. Ci dobbiamo lavorare e per prima cosa possiamo andare a gestire all'interno dei contenuti. Questa è una pagina, ma già vediamo qua sopra tutta una serie di... Si muove anche il mouse? Sì, ok. Qui sopra ci sono tutta una serie di voci di menu che sono il pannello di Joomla. Io sono già andato avanti, per semplicità vediamo se riusciamo a... lo fa fare, ma forse lo posso fare io. No, non me lo fa fare neanche da qua, va bene. In ogni caso sono entrato direttamente in quello che è dal menu i contenuti e la gestione articoli. Questo per farvi vedere molto semplicemente, senza farlo, e quindi appunto stiamo facendo un volo a bassa quota, quindi devo darmi una mossa, che ho inserito con un editor abbastanza comune, e qui diciamo la cosa semplice, un contenuto in Joomla. Ne potrò anche aggiungere altri, quindi il mio articolo che adesso è una riga, se faccio un nuovo e creo un altro articolo mi si aggiungerà un secondo articolo, un terzo, un quarto, un quinto, eccetera eccetera, vado a popolare il mio sito del numero di articoli che mi interessa e quindi il nostro sito dalla pagina precedente inizia a assumere un aspetto un pochettino più gradevole. Okay? Abbiamo inserito un articolo. Un sito normalmente ha bisogno anche di agevolare l'utente nella navigazione e quindi devo pensare, creare e gestire un menu. In questo momento io qua sopra ho un bel home e tanti saluti, ma in effetti ho un solo articolo, quindi può anche andare bene. Se voglio dare più informazioni, quindi cosa devo fare? Devo andare alla gestione dei menu e iniziare a creare dei nuovi menu. Qui ho già fatto il lavoro per voi, il nostro home della pagina precedente c'era già, abbiamo aggiunto un progetto, chi siamo, dove siamo, le classiche voci di menu. Quindi il nostro sito inizia a popolarsi e quindi abbiamo home, progetto, chi siamo, dove siamo.
c'è questo gioco, pannello di controllo, effetti sul sito web. Poi possiamo fare qualcosa di più, chiamiamo Miriam, che è una grafica, ci facciamo fare un bel vestito e questo potrebbe essere un risultato. Oppure questo, Gabriele. È vero, il vostro sito è fatto in Joomla? Questo sito è fatto in Joomla? Perfetto. Molto bene. Quindi, da un pannello di controllo, imparando a gestirlo, la reale complicazione sta lì. Il pannello di controllo ha una serie, le voci sono tante, a volte aggiungendo componenti si aggiungono altre voci. Quindi bisogna prenderci l'abitudine, un po' come un computer nuovo. C'è qualcuno che è passato da PC a Mac recentemente, per esempio? No. Vabbè, c'è una differenza tra un PC e un Mac, o tra un Mac e un Linux, o tra un Linux e un PC. Insomma, ci sono delle differenze oggettive. In primo impatto è un po' difficile, ma poi ci si prende l'abitudine e si va avanti. In buona sostanza il pannello di controllo di Joomla è così, bisogna capirlo, bisogna comprendere ogni voce di menu, crea un effetto, dove, come, eccetera. Come si fa a fare un sito bello e funzionale con Joomla? La risposta non è semplice, ma sostanzialmente ha bisogno di un modo di approccio, un metodo di approccio. Le voci in campo sono tante, adesso ho messo questa immagine che crea un circolo, perché? Perché fare un sito web, crearlo, pubblicarlo, poi dimenticarselo un attimo, ma non serve a niente. Soprattutto un sito dinamico ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di aggiornamenti, ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di interazioni continue, altrimenti il sito muore, come non farlo? Tanto vale non affrontare neanche il percorso in partenza. Vi è stato detto prima, l'informatica e la tecnologia è una continua evoluzione, quindi approcciare un, ma voi lo sapete meglio di me, insomma, questo mondo qui è un continuo studiare, un continuo rincorrere, un continuo affrontare nuove situazioni, nuove avventure. In pratica è un lavoro che è continuo, si ripete, è un volano che continua a girare e non si ferma mai. Possiamo affrontare queste cose con dei bravi professionisti, perché no? Questo ovviamente è un po' per... ma in realtà di queste figure non è tanto le facce, ma quanto quello che significano gli aspetti che ci sono sotto. Nella gestione di un sito sono fondamentali, quindi dobbiamo comunicare. Per comunicare abbiamo bisogno di avere conoscenze di web marketing, quindi di comunicazione sul web, e abbiamo bisogno di web design, abbiamo bisogno di creare anche un'immagine che ci dia quell'effetto dei primi 3 secondi. Io apro un sito, in 3 secondi già la mia testa decide se mi interessa o non mi interessa. In 3 secondi posso aver letto qualche parolina, ma non posso essermi fatto un'idea totale e completa del sito. Quindi cosa c'è? C'è l'immagine. Miriam dopo ci dirà qualcosa magari. Poi abbiamo ovviamente quel lavoro che ha fatto Bianca Maria Carchiglio prima, cioè tutto il discorso dei testi. Dobbiamo fare attenzione a come scriviamo per essere efficienti, sicuri che il nostro messaggio passi nella maniera corretta, raggiunga l'obiettivo, colga l'interesse. Mettere la capacità di scrittura e la comunicazione insieme nel web è fondamentale, perché quando io scrivo un articolo io devo poter nelle prime righe
interessare il visitatore, che poi mi leggerà tutto l'articolo. Se io scrivo delle banalità nelle prime righe, difficilmente poi, anche se in fondo c'ho un bel contenuto, me lo perdo per strada, il visitatore. Una parolaccia, CCK, in realtà vuol dire la gestione dei contenuti. Questo è il lavoro del meccanico che sta dietro, nel pannello di controllo, per far sì che le cose che il writer e il web design hanno definito, il web marketing hanno definito, siano effettivamente pubblicate nella maniera giusta. Il SEO, dobbiamo posizionare il nostro sito, dobbiamo renderlo visibile, dobbiamo fare in modo che chi ci cerca ci trovi, e quindi anche Google AdWords. Non dimentichiamo i social, che oggi sono sempre più importanti. Noi andiamo in giro con questi strumenti qua. Qua siamo più sui social che sul web. Il messaggino, il tweet, Facebook. Non mi metto a guardare un sito web da qua. Io poi sono cercato, non so voi, ma da qua non lo vedrei mai. Vabbè, mi sono lasciato per ultimo. Sicurezza, ma non è ultima. Attenzione. La sicurezza, ho accennato prima, è prima di tutto un atteggiamento. Potete farlo da soli? Sì. Stile one man band, si può fare di tutto. Il risultato però è, non lo so, qualcuno potrebbe avere questa reazione. Diciamo che sicuramente dal punto di vista del risultato, la scelta tra un pool di competenze e una soluzione casalinga dipende anche un po' dall'obiettivo che si vuole raggiungere, in buona sostanza. Faccio due brevissimi, molto brevi, esempi di due attività che io ho fatto assolutamente a costo zero, perché sono mie passioni. La musica, ho fatto un sito per la mia band, l'ho fatta io, la gestisco io, punto, one man band. Un'altra passione, il tiro con l'arco. Tiro con l'arco, per l'associazione di tiro con l'arco di cui faccio parte, io ho sviluppato il sito web, ma tutti i contenuti li ho gestiti in collaborazione con gli altri componenti, cioè si è creato un team e continua ad andare avanti questo team. Quindi a seconda del tipo di obiettivo affrontiamo il nostro viaggio di costruzione e manutenzione del sito nella maniera più logica e opportuna. Abbiamo capito che Joomla, come tutti i CMS sostanzialmente, ha due interfacce. Un pannello di controllo, detta anche back-end, e quello che è il sito web visibile, quindi detto anche front-end. Gli utenti amministratori ovviamente accedono al pannello di controllo, quindi al back-end, mentre gli utenti comuni possono visualizzare solo il front-end. Ci fermiamo lì? No. Perché Joomla dà la possibilità, attraverso una gestione delle utenze, di rendere flessibile questo tipo di accessi. La flessibilità che cosa comporta? Comporta che posso definire con un sistema che si chiama ACL, Access Control List, che è una definizione generica che esiste su sostanzialmente qualsiasi macchina che ha un comportamento che si adegua a riconoscimento dell'utente, utenze, password, eccetera, per poter poi andare a visualizzare i contenuti diversi, pagine diverse, sulla stessa pagina contenuti diversi. La gestione degli utenti passa attraverso due livelli sostanzialmente, la gestione dei gruppi e la gestione dei livelli di accesso. Quindi un utente potrà far parte di un gruppo e al gruppo viene definito un livello di accesso, e quindi il chi fa che cosa lo si decide tra il chi accede, quindi all'appartenenza a un gruppo, e il come accede, e quindi la definizione delle funzioni disponibili attraverso
i permessi assegnati al gruppo dal livello d'accesso. In pratica ho una lista e già Joomla mi presenta dei gruppi di default, perché ovviamente prevede che ci siano degli amministratori, prevede che ci sia un utente pubblico, quindi una chiunque visitatore del sito, quindi prevede già che ci siano degli utenti registrati e come tali potenzialmente favoriti alla visualizzazione di alcuni contenuti. Parallelamente sul livello d'accesso dovrò creare un livello personalizzato e definire quello che possono essere degli accessi particolari per un nuovo sottogruppo sotto quello che ho creato in precedenza. Quindi l'utente registrato ha già dei suoi permessi, il sottogruppo dell'utente registrato che io ho creato avrà dei permessi particolari nell'ambito degli utenti registrati. Questo mi genera degli effetti, e stiamo parlando di quello che andiamo a visualizzare in front-end, se non era chiaro. L'esempio è questo sito, avevo parlato prima di un sito degli arcieri, ecco, è questo qua. Se io accedo come un utente registrato, dopo aver fatto quelle operazioni che abbiamo visto, Joomla ha riconosciuto un utente registrato e quindi mi presenta, mi visualizza i contenuti che sono stati costruiti e assegnati ad utenti registrati. In questo modo io posso fare in modo che i soci abbiano una loro area riservata. Oppure, qui ho aperto un menu che elenca tre voci di menu. Se io ho un accesso ulteriormente privilegiato, nella stessa schermata posso avere anche delle piccole differenze. L'operazione che abbiamo fatto prima, in effetti, ha creato un gruppo particolare tra gli utenti registrati, un sottogruppo degli utenti registrati. Questo gruppo particolare mi permette di creare delle voci in una stessa visualizzazione, in questo caso l'elenco delle sottovoci di menu che stiamo visualizzando qui, aggiungendone di nuove. Quindi le prime tre voci, calendario gare, elenco gare, medagliera, erano già presenti per la visualizzazione a tutti gli utenti registrati. In questi utenti particolari è stato aggiunto un ulteriore elenco di voci. In questo caso si tratta di una gestione, che sono la gestione delle gare degli arcieri. Questo permesso è stato dato a chi deve gestire quest'area in front-end. E quindi io ho assegnato questi permessi particolari a quelle persone che dovranno inserire una nuova gara, modificare gli eventi, eccetera, eccetera. Quindi il nostro sito si comporta in maniera dinamica, permette l'interazione direttamente in front-end da parte degli utenti registrati, gestendone i permessi e facendo in modo che diventi assolutamente interattivo sulle funzionalità che abbiamo. Questo per i front-end. Poi abbiamo la possibilità di andare a fare una interazione anche col back-end. A cosa ci serve? Ci serve perché, come accennavo stamattina, e poi approfondirà Fausto Nenci più tardi, su Joomla noi possiamo integrare diverse funzionalità. Dicevo, possiamo gestire, non so, delle newsletter, e c'è un prodotto apposta che andiamo a caricare nel sito per gestire le newsletter, c'è un prodotto apposta che possiamo caricare per gestire un catalogo, per gestire una directory di informazioni, di contatti, chi più ne ha più ne metta. Poi ovviamente nel mondo business c'è anche l'e-commerce e tante altre cose. Cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo, se non siamo nel concetto one man band, dobbiamo dare la possibilità a delle persone incaricate di queste specifiche funzioni, quindi chi la newsletter, chi la directory, chi altre funzioni, dobbiamo dare la possibilità di entrare nel back-end, ovviamente non con l'utente amministrativa,
non per sfiducia, ma perché ci vuole un attimo, un'operazione sbagliata distrattamente e il sito badaboom, non si vede più. E quindi, beh, anche poi un modo di ordinare le cose, perché ovviamente non si pretende che siano tutti esperti, se io do un pannello che è vastissimo con 1000 informazioni, confondo le idee a chi deve fare una singola cosa. Se invece gli do un pannello che fa chirurgicamente quello che la persona è disegnata a fare, semplifico anche la vita di questa persona, a mio modo di vedere le cose. Quindi possiamo fare un accesso vincolato e mirato al back-end. Questo è un lavoro un pochino più complicato, andrò abbastanza velocemente, ma vediamo un attimino qualche passaggio. Innanzitutto devo creare un gruppo, anche qua specifico, anche qui dovrò assegnare questo gruppo a associarlo alle funzioni che ci interessano. Qui ci sono tutta una serie di cose, ci sorvolo su velocemente. La gestione dei media si intende immagini, foto, video e cose di questo genere. C'è una funzione già all'interno di Joomla che fa questa operazione in maniera minimale, poi ci sono delle estensioni più specializzate, ma in buona sostanza io ho un pannello dove posso dare dei permessi a alcune funzioni di questo specifico componente. Vado a modificare la tipologia di accesso che normalmente è un'eredità del gruppo di appartenenza, ovviamente con che cosa? Con il gruppo che ho creato specificatamente per questo tipo di azione, e di conseguenza avrò un pannello che si presenta più o meno in maniera del tutto simile, ma se notate qui, invece di avere tutta la sfilza dei voci di menu del pannello di controllo dell'amministratore che abbiamo visto prima, si ferma qua e mi dà proprio in maniera chirurgica solo ed unicamente la funzione che mi serve. Sono volato via veloce, la sostanza del discorso è che il pannello di Joomla è un qualcosa di molto completo, molto flessibile, in parte complesso, ma una volta che si entra, diciamo, nella logica della gestione di Joomla, direi che è abbastanza alla portata di tutti. L'importante è ovviamente finalizzare tutte queste attività ai nostri obiettivi. Con la soddisfazione del nostro pensionato, io vi ringrazio e vi saluto.